Terni è una città particolarissima nel contesto straordinario della nostra Umbria, perché è una città che ha quasi 2700 anni, ma ha un impianto molto moderno perché è stata ricostruita dopo i 108 bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Quindi per Terni è possibile imbattersi in un anfiteatro romano, come su una chiesa medievale eretta su un tempio pagano. E poi Terni è in un contesto naturalistico incredibile, perché è circondata da montagne che sono costellate da splendidi borghi, borghi che hanno costituito un elemento attrattivo enorme del nostro territorio, e attraversata da uno straordinario fiume da cui poi è nata tutta quella che è la nostra città. Terni ha l'acqua nel suo nome, interamna città tra i due fiumi, e dall'acqua poi si è sviluppata soprattutto nel periodo industriale. Un impianto modernissimo, perché l'urbanistica ha dato questa impronta straordinariamente dinamica e proiettata verso il futuro. Siamo nel Natale 2022, abbiamo voluto dare luce alla nostra città costellandola di tante bellissime cose, dagli alberi di Natale a quelle che sono delle stelle comete posizionate davanti a una delle nostre più belle chiese, fino a un cielo stellato che illumina il nostro simbolo per eccellenza, che è la Fontana dello Zodiaco, che è situata in quello che doveva essere il nuovo cardo ed egumano della Terni moderna, in cui l'acciaio si fonde con l'acqua all'interno di uno straordinario mosaico che fu fatto da Cagli. Credo che Terni vada vista, ma soprattutto vada vissuta per quello che rappresenta e per lo straordinario calore che solo la città di Terni riesce a dare, con un'accoglienza che è sempre stata la caratteristica principale della nostra città. Quindi venite a Terni, perché Terni vale la pena per tante ragioni, ma anche per tante particolarità culinarie che potrete assaggiare quando verrete nella nostra città. Terni è la città di San Valentino, e di questo noi siamo veramente orgogliosi, perché San Valentino è un simbolo della nostra città. Forse non tutti sanno, è un santo notissimo, il santo degli innamorati, il patrono degli innamorati, famoso in tutto il mondo, ma purtroppo è una figura che nel corso dei secoli è stata completamente spersonalizzata, per cui non sempre si riesce a ricollegare al Valentino, santo degli innamorati, patrono degli innamorati, con la vera figura, che è un santo vissuto a Terni, un evangelizzatore, un martire che è vissuto nel 300 a Terni, che ha pagato con la vita il suo professare la fede cristiana. Sono stato anche io personalmente a New York a promuovere un concorso per le scuole di New York, New Jersey e Connecticut, dedicato alla figura del santo. Questo per riuscire a raccontarla, perché negli Stati Uniti è conosciuto, cioè, il Valentine Day, ma addirittura non tutti sanno che quel Valentine, ma neanche sanno che è un santo, sanno che è il patrono degli innamorati. Questo per noi è molto importante raccontarlo. Ritorno da lei, Rossetti. Che turismo è quello che riguarda l'Umbria alla luce anche di queste bellezze che abbiamo visto, appena visto? È un turismo che fa della motivazione il tratto fondamentale. Sono tanti i turismi che caratterizzano la nostra regione, a partire da quello religioso, che veniva ricordato anche nel servizio